Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio condividere con voi 5 riflessioni su più consapevoli, più sostenibili che questa quarantena ha portato con sé, con la speranza che poi possiate portare avanti queste abitudini anche dopo che la quarantena sarà terminata. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da avere una notifica ogni volta che esce un mio video e di seguirmi su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! La prima riflessione che voglio fare con voi riguarda la spesa. Adesso fare la spesa è un po' più complicato di come accadeva prima. Dobbiamo aspettare il nostro turno fuori dal negozio o dal supermercato, dobbiamo mantenere le distanze, quindi insomma ci vuole più tempo per fare la spesa e questo ovviamente ci porta a non avere così voglia tutti i giorni di andare a fare una fila fuori da un negozio per comprare qualcosa da mangiare. Quindi ovviamente ci organizziamo per tempo e cerchiamo di fare la spesa un po' meno spesso e con più consapevolezza, pensandoci un po' meglio, quindi riuscendo a comprare anche le cose che ci serviranno nel lungo periodo, visto che non possiamo andare proprio tutti i giorni come facevamo prima. Questo che cosa ci insegna? Ci insegna che spesso fare un viaggio solo è molto più comodo e lo sarà anche dopo la fine della quarantena. Questo ci permette di risparmiare benzina, di usare meno la macchina e di pensare meglio la nostra spesa, di consumare tutto quello che abbiamo a casa, non aspettare che questo vada male, perché avendo la possibilità di andare a fare la spesa tutti i giorni, ci sono delle cose che dimentichiamo di avere a casa e queste alla fine finiscono per scadere e vengono gettate, quindi c'è sicuramente anche meno spreco. Per questo spero che questa abitudine rimanga anche dopo la quarantena, andare a fare la spesa un po' meno spesso, in maniera più consapevole e sprecare meno cibo. Seconda riflessione che nasce da questa quarantena è: non abbiamo veramente bisogno di fare shopping così tanto spesso. Infatti adesso non possiamo andare quando vogliamo in giro per i negozi a comprare abiti e oggetti che probabilmente finiranno in fondo all'armadio. Per un mondo più sostenibile dobbiamo comprare di meno, comprare meglio. Quindi ci siamo resi conto che le cose che abbiamo a casa non sono poi così poche, giusto? Perché durante questa quarantena non abbiamo avuto la possibilità di rinnovare troppo spesso il nostro armadio o di comprare altre cose che vadano a riempire le nostre case. Eppure siamo ancora vivi. Questo cosa significa? Significa che forse quello che avevamo era già abbastanza e anzi ci ha permesso di usare anche quelle cose che tendenzialmente rimanevano in disparte, venivano dimenticate perché sovrastate da altri acquisti che facevamo. Speriamo che questa abitudine rimanga anche dopo la quarantena, quindi rendersi conto che avere più cose non significa essere più felici e soprattutto non abbiamo bisogno di così tante cose che riempiono la nostra casa. Più spazio nella casa, più spazio nella nostra mente per delle cose che realmente ci fanno crescere e ci fanno stare bene. Ovviamente anche in questo caso ritorna l'argomento macchina, perché comprare meno cose significa anche spostarsi di meno e diciamolo, tutti noi usiamo la macchina spessissimo e perché no, l'occasione della quarantena potrebbe essere anche quella per fare un po' di decluttering, quindi riaprire i nostri armadi, i nostri cassetti, i nostri sportelli, rendersi conto della quantità di cose che abbiamo, rimettere in ordine, eliminare quello che non ci serve, donarlo magari a qualcuno che ne ha bisogno e usare tutto quello che abbiamo, perché alla fin fine se l'abbiamo comprato vuol dire che pensavamo di usarlo. Terza cosa che possiamo fare in questa quarantena e potrebbe essere una buona abitudine da portare avanti anche dopo: l'autoproduzione. Quindi cominciare a guardare su internet un po' di ricettine per preparare a casa delle cose che solitamente compriamo. Può essere un deodorante, può essere una maschera per capelli, può essere uno scrub, può essere un prodotto per pulire i vetri o per pulire le superfici di casa. Insomma, molto spesso tutto quello che ci serve è già a casa nostra, ma noi non lo sappiamo e continuiamo a comprare prodotti. L'autoproduzione è qualcosa che possiamo fare sempre. In realtà quello che ci manca è il tempo per mettersi lì e guardare una ricetta da sperimentare. Questa è l'occasione giusta, perché grazie al tempo che abbiamo in più possiamo imparare qualcosa di nuovo e dopo, una volta che già lo sappiamo, sarà ancora più semplice inserirlo all'interno della nostra vita così frenetica, perché ci siamo resi conto che in fondo non ci vuole così tanto tempo per preparare qualcosa in casa. Questo ci permette di risparmiare tantissimo sugli imballaggi, perché tutto quello che compriamo è imballato solitamente nella plastica e andrà poi gettato via. Invece l'autoproduzione ci permette di riutilizzare contenitori che avevamo
avevamo già in casa, quindi di non inquinare ulteriormente l'ambiente e anche di risparmiare qualche soldo. Quarta bella abitudine che abbiamo preso durante questa quarantena: passeggiare. È vero, adesso la cosa è un po' limitata, soprattutto nelle città, siamo molto costretti a stare in casa, però insomma tendenzialmente una passeggiata siamo riusciti a farla per gran parte della nostra quarantena, soprattutto per chi vive fuori dai centri più affollati. Quindi passeggiare, quanto ci ha reso queste giornate così monotone, così tutte uguali, migliori? Sicuramente moltissimo. Quindi il mio consiglio è quello di portare avanti questa abitudine anche dopo. Passeggiare fa bene perché adesso arriva la bella stagione, quindi vi riempite di vitamina D che viene dal sole, vi riempite di profumi, di aria fresca e pulita, perché soprattutto dopo la quarantena l'aria sarà molto pulita grazie al blocco delle fabbriche e delle macchine, la circolazione delle macchine che c'è stata in questi giorni, e in ogni caso è l'occasione per muoversi, fare movimento, sgranchirsi, vedere ciò che c'è intorno e che molto spesso in macchina non notiamo neppure. Quinta cosa che voglio sottolineare per questa quarantena: dato che abbiamo più tempo, informiamoci. Quindi guardiamo tutti quei documentari sulla sostenibilità che prima non avevamo proprio tempo di vedere. Nel momento in cui durante la quarantena li abbiamo visti, la nostra consapevolezza è cambiata, le informazioni che avevamo su certe abitudini che tenevamo prima sono cambiate, dopo che la quarantena sarà finita, le nostre abitudini saranno cambiate e potremo vivere in maniera veramente più sostenibile. Io per esempio vi consiglio The True Cost, il documentario sulla fast fashion, e adesso non abbiamo più scuse per comprare ancora da H&M, da Zara, da Stradivarius, posti dove anche le linee sostenibili in realtà sfruttano il lavoro delle persone. Quindi potrebbe essere l'occasione giusta per informarsi e riuscire a trovare quella forza dentro di noi, quello stimolo per cambiare radicalmente il nostro modo di acquistare vestiti. Oppure c'è il documentario Dominion, del quale ho visto esattamente 9 minuti perché era talmente crudo che non sono riuscita ad andare avanti. In questo caso si parla di allevamenti, quindi perché no imparare qualcosa di nuovo su come viene trattato il cibo che arriva sulle nostre tavole. Oppure il documentario Minimalism, che parla del minimalismo come qualcosa non obbligatoriamente da raggiungere in maniera radicale, ma come qualcosa che può essere portato all'interno delle nostre vite così piene di cose superflue. Insomma, di documentari tra Netflix e internet in generale ne trovate veramente quanti volete, e io vi consiglio di usare questo tempo per informarvi, per crescere personalmente, come persone, e poter in questo modo cambiare le vostre azioni in modo che diventino migliori e più sostenibili, perché il mondo, la terra ne ha bisogno. Non ci sono più scuse per far finta di non vedere, giusto? Bene, io con questo ho finito. Fatemi sapere se ci sono altre riflessioni che vi vengono in mente, e sarà un piacere per me parlarne con voi nei commenti. Noi come sempre ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!